L'orto sociale di San Giovanni in Croce fa scuola, un percorso portato avanti dall'azienda Steel Cover, specializzata in carpenteria metallica e da anni attiva nel comune Casalasco, come spiega il titolare Giovanni Del Vo. L'idea dell'orto nasce dalla necessità dell'azienda di assumere un disabile per sostituire il signore precedente che è andato in pensione. Parlando con il candidato, questo ha espresso la non volontà di entrare comunque dentro nel ciclo produttivo dell'azienda, per cui si è cercato di trovare una soluzione. Vista la sua passione per l'orto, è nata l'idea di costituire un orto aziendale. Non volendo essere inserito nei quadri aziendali, l'inserimento è stato per l'ortolano aziendale all'interno di questo orto, prima con un tirocinio, poi con un'assunzione vera e propria a tempo indeterminato, con questa mansione specifica. L'ortolano aziendale ha dimostrato grande passione, lavorando anche nel periodo di ferie, perché l'azienda ha chiuso per qualche settimana, ma i tempi della natura dell'orto ovviamente non aspettano. E qui lavora solo lui, fa le Perfetto. sue, passa qui le sue mattine. Siamo soddisfatti anche noi che abbiamo i nostri pomodori, abbiamo le nostre melanzane, le zucchine, i peperoncini. I prodotti sono a disposizione dei dipendenti dell'azienda che ha così trovato un'opportunità da un problema, un percorso condiviso anche dalla provincia di Cremona, settore lavoro e da Mestieri, agenzia di Cremona, per la soddisfazione del Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali col direttore Cristina Cozzini. E tutta questa bellezza e questa utilità arriva proprio dalla sinergia, la sinergia che trova il pubblico, il privato, il singolo cittadino e la comunità che è in grado di accogliere queste bellissime esperienze. Speriamo che si possano replicare in altri contesti e che le imprese del territorio riescano a riconoscersi nella loro funzione anche sociale di inclusione.